Vecchia roccia. Che non molla un colpo, che non molla un colpo. Comodità. Magari spengo la luce. Lì. Oggi sono a bordo di Joe in direzione San Martino di Castrozza, Passorolle. Oggi voglio fare due cose. Un reel per Instagram con la GoPro che ho in mente da un pezzo. Seconda cosa, e questa è importante, fare una pista intera in regular, quindi in sinistra avanti, io che sono a destro. La vedo dura, ma io ci credo. Mi sembra d'obbligo. Ma cosa è finito? Pronti? Già male la schiena. Sapete già che le prime piste faranno schifo, quindi ve le evito. Allora, aggiornamento delle 11:22. Siamo fatti una decina di piste, credo. La neve ha già iniziato a sciogliersi parecchio dove è baciata dal sole. Beh, merda. Abbiamo fatto anche un mini giro in snowpark, però ci torno dopo, perché finché la neve è decente resto in pista. Fuori pista non se ne parla. Praticamente ne siamo partiti da Tognola, ne ho fatto un po' di piste lì e dopo ci siamo spostati sull'altro versante. Accesso. Dove ti faccio una domanda? Quando lo smetti di prendere? Dai, fammi la domanda. No. Dai. La GoPro è tipo per così lo schermo. Sì. Quindi quando ti stavi riprendendo si vedeva anche me. Non ti va bene? Non so che faccio io. Caldo. Tra sì, fa tanto caldo. In ogni caso, adesso tiro fuori la Max e vi faccio vedere qualcosina di come è presa la neve. Due parecchio soldi, cioè tipo yogurt. Sorry. Are you okay? Yes, okay. Okay. Yes. Don't worry. Grazie. Have a nice day. Bye. Succede, per carità. Ah, è caduta lei. Ah. Mi è caduto davanti, povero, l'ho aiutata. Bella questa. Vai Bea, stupiscimi. I mucchietti devi saltarli tutti. Sì, sì, sì. Ho detto oddio, sopra il paletto. Come avevo detto, piste yogurt e vabbè, il fuoripista non era neanche malissimo, però vabbè, sono stato tipo 10 metri, quindi inutile. Adesso torniamo a Tognola. Bene, siamo tornati di qua, adesso andando giù da quella pista torniamo a Tognola, che abbiamo fame, parecchia fame. Vediamo le chiappe. Allora, noi ci siamo fermati a mangiare un paninetto dei nostri e volevamo prenderci anche qualcosa alla baita, però la situazione è tipo infattibile, perché è l'una. Cosa ridi? C'era il mio piccolo. E quindi torniamo a farci qualche pista, qualche giretto snow park, ci fermiamo dopo piuttosto. Fa caldissimo. Sì, fa un macello di caldo, penso ci siano minimo 10 gradi. Aia. No, ma che posso fare? Mi mangio l'ultimo panino e... Ma gli estremi. Devastante. Che skill, ragazzi. Allora, voglio fare questo contenuto per Instagram, vediamo se ci riesco e se esce carino. Quindi devo mettere questa GoPro che ho in mano, che è la 10, in verticale, giù dalla pista, prendo parecchia velocità e provo a saltarla. Quindi adesso ingaggio la signorina qui in posizionarmi la GoPro. Posso fidarmi? 10 euro. 10 euro? Va bene, dai, prezzo onesto. No, che cazzo, costa troppo. Vediamo come esce. Allora, prima prova è andata tipo malissimo, che era pieno di bambini e boh, la neve mi ha tipo strafrenato. E quindi dobbiamo trovare un posto più pendente per farlo meglio. Bene, ci siamo messi in una altro punto per fare la seconda prova, perché l'altra era troppo piano, e quindi ci mettiamo più o meno in questa zona. Beatrice si metterà lì in fondo e niente, proviamo a saltare sta GoPro. Bene, il contenuto in teoria è andato, seguitemi su Instagram per vedere il risultato. Qui intanto fanno festone. Adesso comunque ci spostiamo un po' nello snowpark e vediamo di fare qualcosina senza esagerare troppo. Comunque mi rimetto la giacca che inizia a far freddo, sono venuto su un po' di nuvole. Allora, obiettivi da adesso è chiudere un 180 prima di andare via e fare l'ultimo pezzo di pista quando esco dallo snowpark, tutto con la sinistra fino alla seggiovia.
teoricamente se io vado così. Allora, neanche male. No. Bene ragazzi, finito lo snow park, qua devo farmela tutta di sinistra avanti. Vabbè, proviamoci. Olà! Olà! Gatto, non me l'aspettavo. Volevo provare i salti alti ma mi hanno chiuso lo snowpark. Non è una scusa, giuro. Comunque 180 sono riuscito a farlo. E la pista di sinistra pure. Quindi abbiamo portato a casa gli obiettivi. Bene, baita che scappa la pipì. Patatine fritte e il bombardino. Tanto la faccio in sinistra quindi mi prendi. Cioè non è cattiveria ma mi sento proprio storto. Ci serve assolutamente un bagno. Cucina chiusa, niente patatine fritte, ma la cheesecake non me la toglie nessuno. E bombardini. Sta imparando anche lei l'arte di YouTube. Bene, mangiato e bevuto. Pista di ritorno. Casa. Ha ha.